Mi sono divertito a suonare una cover, o meglio, non è proprio così. In effetti a me non piace tantissimo riprodurre la batteria di pezzi conosciuti, anche di alcuni pezzi che amo tantissimo e nei quali trovo la parte di batteria molto molto interessante. Non è mai stata una cosa che mi ha molto interessato fare. E mi piace ascoltarla, esaminarla, ma difficilmente la vado poi a riprodurre ugualmente e a fare una cover così come l'originale. Mi piace molto di più prendere dei brani che a me piacciono, anche conosciuti, e cercarne una versione dove non ci sia la batteria, quindi una versione acustica oppure versioni alternative dove non c'è la batteria e mettercela, quindi andarla a suonare. E ovviamente apportando delle modifiche, che non sono modifiche di difficoltà, sono quasi sempre esclusivamente delle variazioni a mio gusto, a mia interpretazione. E ho preso un brano di Tom Petty, che si chiama You Don't Know How It Feels. Ed è contenuto nel disco White Flowers degli anni 90. Un disco molto bello e il pezzo in particolare a me piace tantissimo, sia per il feeling, per l'andamento, per il testo, per le musiche, per le chitarre. Non conosco tutta la discografia di Tom Petty, però ci sono tantissime cose che mi piacciono moltissimo della sua produzione. Ah, in questo video vi spiego come procedo normalmente quando vado a fare una cosa del genere. E andiamo su in saletta che vi faccio vedere anche qualche cosa scritto. You don't know how it feels, you don't know how it feels to be Allora, generalmente la prima cosa che faccio è quello di analizzare la struttura del brano. E vi faccio vedere. Praticamente, eccola qua. C'è una prima bozza di quella che è la struttura del brano, quindi della durata delle varie parti, delle strofe, del ritornello, degli eventuali special. Quindi, la prima cosa che faccio, mi metto in cuffia con un pezzo di carta e una penna e scrivo l'intro, la strofa, di quante misure è composta la strofa, poi il ritornello, tutte le varie parti del brano. Dopodiché, appunto perché voglio dare una mia interpretazione del brano, vado ad appuntarmi delle idee, ossia cosa andrò effettivamente a suonare nelle varie parti, quindi nella strofa, nel ritornello, nello special, gli stacchi vari e così via. Vedete, strofa, bridge, ritornello, fill, ritornello, special. Scrivo così una bozza dei groove e delle parti. Una cosa molto interessante è che spesso le versioni che io trovo, che possono essere appunto acustiche, orchestrali, andatevi a vedere il video in cui ho suonato Giudizi Universali di Bersani, lì ho preso una versione strumentale in cui Samuele suona Giudizi Universali con un'orchestra alle spalle e c'è anche ospite Carmen Consoli, magari vi metto adesso qua sotto da qualche parte il link. Queste versioni sono tutte senza click, quindi è importante anche poi provare il brano stando attento alla precisione ritmica e quindi al timing del brano. Su questo brano in particolare poi mi sono divertito, diciamo, il punto che di maggiore interesse secondo me è stato l'introduzione di diversi stacchi fill durante il brano che sono concepiti secondo un principio preciso che adesso vi spiego.
Il brano ha un andamento molto lento, siamo intorno ai 60 bpm. Ci sono dei momenti, in particolar modo alla fine di ogni ritornello, dove abbiamo due misure di due quarti che vanno a creare, a chiudere una prima parte per poi introdurre la seconda, che si ripete comunque uguale alla prima. E qua ho voluto fare una cosa secondo me interessante, sfruttare questi due quarti per inserire dei fill. E la cosa che ho voluto fare è stata quella di dare enfasi a questo piccolo momento. E come ho fatto, ho pensato di introdurre dei fill con una suddivisione con tante note dentro. Quindi alternare all'accompagnamento, che è tutto in ottavi, quindi in duine, degli stacchi in cui si alternano sedicesimi e trentaduesimi, quindi semicrome e biscrome. Ditemi che cosa ne pensate e eventualmente raccontatemi il vostro modo di interpretare una cover o comunque di suonare su brani conosciuti, famosi e di artisti che ammirate o che vi piacciono particolarmente. Se trovi difficoltà a associare i fill che senti, che magari sai riprodurre, ma non riesci a leggerli, quindi a capirne la scrittura che ti ho mostrato, fammelo sapere, ti aiuto a decifrarli. Space to fill.
to the point.